Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avevamo promesso, oggi andiamo a vedere, cominciamo ad andare a vedere le varie tipologie di NAT nello specifico. Cominciamo a parlare del primo caso, quello che forse è anche il più semplice, diciamo, da ricordare, che è lo static NAT, cioè static Network Address Translation. Significa che noi abbiamo a che fare con un indirizzo IP di tipo pubblico che abbiamo acquistato in maniera permanente e al quale noi andiamo ad accoppiare un indirizzo IP di tipo privato all'interno della nostra rete. Sì, questo sta a significare che il nostro host all'interno della nostra rete privata, qualora si dovesse collegare in rete, avrà sempre e comunque quel tipo di indirizzo IP pubblico che noi abbiamo precedentemente acquistato. Noi capiamo che con questa tecnica c'è un dispendio di indirizzi IP pubblici molto alto e pertanto non viene usato nelle reti domestiche, viene usato per quelle aziende, per esempio Google o anche tante altre aziende molto più piccole di Google, che però vogliono far sì che un determinato servizio della propria rete interna sia raggiungibile sempre dallo stesso indirizzo IP. Qual è, diciamo, la motivazione perché possano voler questo? Beh, semplicemente potrebbero avere un server web all'interno della loro rete privata. Facciamo gli esempi, diciamo, in grande. Per esempio, Google, noi sappiamo, vediamo come possiamo fare per fare un esempio in cui tutti possiamo capire. Noi sappiamo che i DNS di Google, parleremo dei DNS nelle lezioni successive, sono due e sono il primo è 8.8.8.8, il secondo è 8.8.4.4. Che cosa significa? Significa che Google, come DNS primario, ha un indirizzo IP pubblico pari a 8.8.8.4. Nel DNS secondario, che probabilmente sarà localizzato in un'altra località rispetto al primario, ha indirizzo IP 8.8.4.4. Questi due indirizzi IP non saranno mai cambiati, non cambieranno mai nel tempo. Quindi, se noi andiamo a vederlo schematicamente, come funziona? Noi siamo qui nella nostra casa, ok? Ci colleghiamo, avremo il nostro router e ci colleghiamo a internet e vogliamo utilizzare i DNS di Google. Il router, quando vuole utilizzare i DNS di Google, va in cerca primariamente di questo indirizzo IP, secondariamente di questo indirizzo IP. Come funzionerà? Funzionerà che, per esempio, se questo è Google, grande azienda, ammettiamo che i DNS li abbia all'interno della stessa struttura, cosa che non credo, ma ammettiamo che sia così, avranno un bel router, quelli di Google, questo è Google, avranno un bel router all'interno del quale avranno una serie di altri dispositivi che ci possono essere firewall, ci possono essere un sacco di altre cose, ma noi per andare a semplificare andiamo a definire il DNS 1 e il DNS 2. Ipotizziamo che siano all'interno della stessa struttura, probabilmente invece saranno in due località totalmente diverse. Ma per capire, noi dobbiamo sapere che all'interno di questa rete privata di Google, per esempio, il DNS 1 avrà indirizzo IP privato interno alla rete locale, avrà indirizzo IP 192.168.178.6, per esempio. E il DNS 2 avrà indirizzo IP 192.168.178.7, per esempio. Google cosa dice? Dice che io questi due DNS ho bisogno che siano raggiungibili con un NAT di tipo statico, per cui io acquisto due indirizzi IP, che sono questi, e
e faccio una mappatura, si chiama in gergo, mappatura uno a uno con un indirizzo IP di tipo privato. Questo significa che il router nella NAT table di questo router, il tecnico avrà impostato che l'indirizzo IP 192.168.178.6, che è il DNS1, avrà indirizzo IP pubblico 8.8.8.8 e quindi questo router, quando dovrà veicolare le richieste dall'esterno all'interno, farà uno switch da questo indirizzo IP di tipo pubblico a questo indirizzo IP di tipo privato. E questa sarà la prima riga della NAT table. La seconda riga della NAT table sarà semplicemente 192.168.178.7, sarà uguale a 8.8.4.4. Significa che chiunque vada in cerca dei servizi del DNS2 a questo indirizzo IP, una volta che raggiungerà il router di destinazione, esso trasformerà sostanzialmente l'indirizzo IP di tipo pubblico in un indirizzo IP di tipo privato per andare a raggiungere il DNS desiderato. In questo caso sarà questo, nel primo caso sarà quest'altro. Ok? Questa è una mappatura di tipo 1 a 1 e un'azienda come una grande azienda come Google può comprare decine di indirizzi IP. Ovviamente hanno un costo non indifferente ed è una cosa che un privato che deve collegarsi a internet non ci pensa minimamente di andarci a comprare un indirizzo IP di tipo pubblico in maniera da collegarsi ad internet sempre e soltanto con quello. Lo si fa solamente per offrire servizi di tipo pubblico per grandi aziende. Io ho detto Google, ma ci possono essere migliaia di aziende che hanno bisogno di un indirizzo IP di tipo statico perché all'interno hanno un server web dove hanno il loro sito internet che preferiscono mantenere internamente la propria struttura anziché chiedere il servizio, ad esempio, ad aziende di terze parti che riescono diciamo, a localizzare il sito web delle aziende nei propri server. Diciamo che in questo modo ci si affida sempre a qualcuno. Chi vuole avere il proprio sito web all'interno della propria rete, compra un indirizzo IP di tipo statico, un'azienda seria, fa un lavoro di questo tipo e utilizza il NAT di tipo statico. Ok? Questo è quanto. Se noi vogliamo essere ancora più precisi, ok, andiamo a vedere che cosa potrebbe succedere, uno scenario tipo di che cosa potrebbe succedere. Se io all'interno della mia rete privata il mio host ha indirizzo IP 192.168.178.8 2, ok, che questo è l'IP mittente, ok. Ad esempio, ci potremmo voler collegare con un destinatario avente indirizzo IP 7.4.3.1, ok. Che cosa succede? Succede che a questo punto io qua invio di dati. In questo caso io voglio inviare dei dati. Lo scenario è il seguente. Noi siamo questo host qui, 192.168.178.2, ok? Questo è il nostro router, ok? E questo è internet. Voi sapete che il router, come abbiamo visto, lo ripetiamo un miliardo di volte, ma è importante, il router si mette in mezzo a due reti di tipo diverso per poter veicolare i pacchetti tra reti diverse. A livello pubblico avrà un indirizzo di tipo pubblico, a livello privato avrà un indirizzo IP di tipo privato, che in questo caso sarà molto probabilmente 192.168.178.0. Di solito internamente
si ha un indirizzo IP di questo tipo. Ok? Esternamente si ha un indirizzo IP di tipo pubblico che noi per semplicità definiamo come 1.2.3.4. Se noi siamo questo host, come vediamo qui, e vogliamo inviare un dato, perché vogliamo andare a raggiungere un server localizzato a questo indirizzo IP, 7.4.3.1, che cosa farà? Il pacchetto subirà una modifica dal NAT, in modo tale da far sì che il mittente presentato all'esterno non sia più questo, ma sia niente po' di meno che 1.2.3.4, ok? Per andare alla ricerca dell'IP del destinatario, che sarà sempre e comunque 7.4.3.1. Ok, questo perché quando l'abbiamo detto anche nell'altra lezione, lo ripetiamo, mi piace cercare di ripeterle più volte in maniera che si capisca, un indirizzo IP di tipo privato non può girare nello spazio pubblico, per cui c'è bisogno di un indirizzo IP pubblico, che sarà fornito in questo caso dall'Internet Service Provider. Però l'indirizzo IP statico del destinatario rimarrà sempre lo stesso. In ricezione le cose cambiano. Cambiano perché? Perché? Per questo motivo. Il mittente sarà il server di tipo pubblico, per cui il mittente che ci deve inviare dei dati, noi li dobbiamo ricevere, ok? È 7.4.3.1, ok? Il destinatario, chi sarà? Non può essere questo, perché indirizzi di questo tipo nel mondo ce ne sono miliardi contemporaneamente in funzione, perché sono indirizzi privati e non pubblici. L'indirizzo di destinazione sarà il nostro indirizzo IP fornito dall'Internet Service Provider, cioè 1.2.3.4. Che cosa succederà quando il pacchetto arriva nel router di destinazione, che sarà il nostro? Il router di destinazione farà uno switch e dirà: ok, l'IP mittente è sempre 7.4.3.1, perché è sempre il server pubblico. Ok, ma l'IP di destinazione non sarà più 1.2.3.4, perché io all'interno della rete 1.2.3.4 lo associo all'indirizzo IP 192.168.178.2, in questo caso ovviamente. E quindi il NAT fa questo lavoro. Noi in questo caso abbiamo visto che il servizio pubblico da raggiungere è questo, ok? Per cui l'indirizzo di destinazione sarà sempre e comunque questo. A sua volta il router posizionato a monte di questa azienda avrà una mappatura 1 a 1, tale per cui sarà detto al router che questo indirizzo IP corrisponderà ad un indirizzo IP di tipo privato interno alla rete di questa azienda, che noi ovviamente non conosciamo. Questo è lo scenario, diciamo, tipo generico di quello che succede con il NAT. Ok, la cosa da ricordare, importantissima, è che lo static NAT fa una mappatura 1 a 1, cioè un indirizzo IP di tipo pubblico diventa uno e uno solo indirizzo IP di tipo privato. Ok? Adesso andiamo a vedere il NAT di tipo dinamico, che apre degli scenari diversi, e ne andiamo a vedere un paio, diciamo. Ok? Andiamo a cancellare e vediamo di che cosa si sta parlando. Intanto, dinamico, è ovvio che si sta parlando di qualcosa che cambia nel tempo, non è una cosa fissa, una cosa dinamica, è una cosa che cambia con il tempo. Con il dynamic
NAT, noi abbiamo due scenari, sostanzialmente. Ok? Noi possiamo comprare un pool di indirizzi IP. Ok? Io come azienda posso dire compro tre indirizzi IP. Facciamo un esempio. Per esempio da 1.2.3.4 fino a 1.2.3.6. Sono tre indirizzi IP perché io compro 1.2.3.4 è 1, 1.2.3.5 che sono 2 e 1.2.3.6 che sono 3. Sono tre indirizzi IP. Io compro tre indirizzi IP. Inserisco questo pool indirizzi IP all'interno del mio router. E che cosa succede? Lo scenario è questo. Lo scenario è questo. Abbiamo il nostro bel spazio pubblico, ok? Abbiamo il nostro bel router. Il router ha questo pool di indirizzi IP, ok? All'interno del router io ho tre PC, ad esempio. Ok? Ad esempio, il primo PC che ha indirizzo IP 192.168.178.1. Il secondo PC avrà indirizzo IP 192.168.178.2 e il terzo 192.168.178.3. Ok? Che cosa succede? Succede che ogni volta che un singolo host tenta di collegarsi nella rete pubblica, il router gli fornisce un indirizzo IP pubblico disponibile tra quelli del proprio pool. Ok, quindi ad esempio, lui dice, il router dice 192.168.178.3, gli assegno l'indirizzo IP 1.2.3.4. Dopodiché si vuole collegare questo indirizzo IP interno, 192.168.178.1. E il router guarda nel pool di indirizzi IP disponibili, vede che questo non può assegnarlo perché è già impegnato e quindi gli assegna l'indirizzo IP pubblico 1.2.3.5. Ok? Poi che cosa succede? Che anche il terzo vuole collegarci e quindi 192.168.178.2 deve collegarsi ad internet e quindi che cosa succede? Che il router guarda il pool di indirizzi IP e vede che 1.2.3.4 non lo può dare perché è assegnato a questo indirizzo IP. 1.2.3.5 non lo può assegnare perché è accoppiato con questo indirizzo IP di tipo privato e quindi gli assegna l'ultimo disponibile, cioè 1.2.3.6. Ok? Questo è NAT di tipo dinamico perché assegna dinamicamente un indirizzo IP all'host che ne fa richiesta. Attenzione, cosa succede? Io ho tanto lavoro, assumo una persona nuova in azienda e aggiungo un PC. Aggiungo un PC. Questo PC internamente avrà indirizzo IP 192.168.178.4. Ok? Quando io voglio collegarmi ad internet con questo nuovo o nello spazio pubblico, come vogliamo dire, nel nostro router, che cosa succederà? Succederà che 192.168.178.4 va per collegarsi, il router rigetta la richiesta perché ha un pool di tre indirizzi IP, l'azienda ne ha comprati tre, ha tre indirizzi IP, tutti e tre sono assegnati a queste macchine, tutti e tre sono assegnati a queste macchine. Il router rigetta la richiesta di questo indirizzo IP che rimane senza connessione. La soluzione è l'acquisto di un ulteriore indirizzo IP, diciamo, da poter accoppiare, da dare la possibilità al nostro dinamica NAT di avere un pool con più indirizzi IP, tanti quanti sono gli host all'interno della rete. Quindi con questa tipologia di NAT di tipo dinamico, noi abbiamo a che fare con un sistema tale per cui se io ho un numero di indirizzi, se io ho acquistato un numero di indirizzi IP
pubblici pari al numero degli host che ho all'interno della mia rete, io non avrò problemi di connessione, perché tutti si potranno collegare contemporaneamente. Se invece io avrò un indirizzo o un pool di indirizzi IP inferiore al numero degli host che ho all'interno della mia rete, io so che mi devo collegare, tra virgolette, a turno, nel senso che non posso collegare 4 host, come in questo caso, avendo solo 3 indirizzi IP di tipo pubblico o acquistati. Questo è, diciamo, il primo scenario di un NAT di tipo dinamico, ok? E altrimenti andiamo a vedere il secondo scenario, che è leggermente diverso. È leggermente diverso perché comincia ad essere quello che si avvicina a quello che noi utilizziamo a casa tutti i giorni, no? Perché che cosa succede? Succede che noi, questa è la nostra casa, questo è il nostro PC, ok? Abbiamo il nostro router, ok? Ci colleghiamo ad internet attraverso l'internet service provider, ok? Che è quello che ci fornisce la connessione ad internet. L'internet service provider ha una serie di indirizzi IP che può diciamo offrire a chi richiede una connessione, ok? Quindi quando il nostro router chiede con la connessione all'internet service provider, l'internet service provider ha un suo pool di indirizzi IP da offrire ai propri clienti, ok? E ne offrirà dinamicamente uno tra i tanti che ha a disposizione. Prendiamo il caso che abbiamo sempre preso, quello nel quale l'ISP dica: ok, tu hai indirizzo IP 1.2.3.4, ok? Quindi noi sappiamo che questo router avrà indirizzo IP pubblico 1.2.3.4. All'interno, quindi, se questo è il nostro router, all'interno noi possiamo collegare quanti PC vogliamo, tra PC, palmari, cellulari, tablet, stampanti, tutto quello che vogliamo, ok? Tutto quello che vogliamo. Sappiamo però che all'interno, come l'abbiamo già detto un miliardo di volte, abbiamo un indirizzo IP di tipo privato, che sarà 192.168.178.0, ad esempio. Esternamente abbiamo 1.2.3.4, ok? E poi abbiamo il web. Che cosa succede? Che con il NAT di tipo dinamico noi permettiamo al router di collegarci ad internet attraverso una serie di indirizzi IP che l'internet service provider ci offre, ma ne avremo sempre e comunque uno alla volta rilasciato in maniera dinamica dall'internet service provider. Ogni singolo host all'interno della nostra rete, ok, avrà come indirizzo IP di tipo pubblico quello fornito dall'internet service provider. Cioè il computer A, che può avere indirizzo IP privato di qualsiasi tipo, cioè se A ha 192.168.178.1, e questo è A, B avrà 192.168.178.2 e C avrà 192.168.178.3. Tutti questi tre host all'interno della mia rete privata avranno ovviamente all'interno della rete privata un indirizzo IP diverso l'uno dall'altro, ma pubblicamente saranno sempre e comunque raggiungibili attraverso questo indirizzo IP, che sarà comunque 1. Questo migliora il problema, diciamo, della dispendiosità degli indirizzi IP da acquistare. Cioè noi non acquistiamo nessun indirizzo IP, l'internet service provider ce ne offre uno tra il suo pool, che potrebbe anche nel tempo cambiare, e ogni singolo host all'interno della rete, che
che sarà collegato ad internet, avrà questo indirizzo IP di tipo pubblico. Questo sistema è conosciuto come un NAT di tipo mascherato, nel senso che noi all'interno di questo indirizzo IP pubblico possiamo avere 1, 2, 10, 15, 30 computer, ok? E in realtà ogni singolo computer che avrà un indirizzo IP, che avrà sempre questo indirizzo IP di tipo pubblico, sarà mascherato dalla rete esterna, ok? E quindi questo è un sistema di NAT che serve specialmente, soprattutto per effettuare richieste dall'interno della rete all'esterno della rete. Diverso è il discorso se noi dobbiamo fare il percorso inverso, cioè dall'esterno per puntare ad un singolo indirizzo IP, per qualche motivo abbiamo bisogno di un particolare tipo di NAT dinamico, che è il port forwarding. Allora, per quanto riguarda il port forwarding, noi dobbiamo, diciamo che è un particolare tipo di dynamic NAT, ok, che utilizza, come nel dynamic NAT di secondo tipo, cioè non quello che usa il pool di indirizzi IP da inserire nel router, ma quello che accetta di volta in volta l'indirizzo IP che gli è fornito dall'Internet Service Provider. In questo scenario il port forwarding è un particolare tipo di dynamic NAT che usa un indirizzo IP alla volta, che è fornito da ISP, cioè dall'Internet Service Provider, e il port forwarding serve per fare in modo che un pacchetto che originariamente arriva all'indirizzo, al nostro indirizzo IP fornito dall'ISP, attraverso un specifico numero di porta che viene permesso di essere oltrepassata, riesce a portare i pacchetti alla reale destinazione, ok? Andiamo a vedere diciamo uno scenario, perché solo attraverso uno scenario riusciamo a capire bene come funziona. Allora, se noi abbiamo il nostro bel router, ok, con indirizzo pubblico 1.2.3.4 e siamo collegati ad internet, all'interno ad esempio abbiamo dei server, diciamo che abbiamo tre server, ok, abbiamo il web server, abbiamo il web server all'indirizzo 192.168.178.1, questo è l'indirizzo di rete. Il web server, ad esempio, noi sappiamo, lo vedremo magari anche in maniera più approfondita, la porta è la numero 80. Per quanto riguarda, ad esempio, il mail server che ha indirizzo IP 192.168.178.2, la porta del mail server è la 25. Questo ad esempio potrebbe essere l'FTP server con indirizzo IP 192.168.178.3. La porta 21. Ok? Se noi abbiamo dei server pubblici in una LAN privata, come in questo caso, ok, con un solo IP di tipo pubblico fornito dall'ISP, ok, il port forwarding che cosa fa? Mi risolve il problema della traduzione tra l'indirizzo IP pubblico e l'indirizzo IP privato, veicolando i dati direttamente alla destinazione necessaria a quei dati, ok? Per cui
Per cui, quando un pacchetto in entrata 1.2.3 con indirizzo IP di destinazione 1.2.3.4 supporta 80, arriva, il router scambia i valori che ha necessità di scambiare e per cui dice: ok, il pacchetto 1.2.3.4 diretto sulla porta 80 significa che questi dati devono andare a questo indirizzo IP interno, per cui il pacchetto diventa 192.168.178.1, supporta 80. Ok? La stessa cosa succede se il pacchetto di destinazione 1.2.3.4 supporta 25. Quando arriva nel router, il router fa il lavoro di traduzione attraverso il port forwarding, dicendo che questo indirizzo IP su questa porta sta a significare che il pacchetto deve viaggiare su questa direzione, ok? E quindi sarà 192.168.178.2, supporta 25 e il pacchetto arriverà a destinazione. Per quanto riguarda l'ultimo, ovviamente, semplicissimo, se un pacchetto con destinazione 1.2.3.4 che arriva da qualsiasi parte nel mondo comporta diretto su porta 21, una volta che arriva nel nostro router, che gestisce questo indirizzo IP di tipo pubblico, lo traduce internamente nell'indirizzo 192.168.178.4, supporta 21. Ok? Pertanto, questo è il lavoro del port forwarding. Noi sostanzialmente andiamo a dire al router che è Andiamo a dire al router che la porta 80 avrà bisogno di essere veicolata, i pacchetti in entrata sulla porta 80 hanno bisogno di essere veicolati sul web server, i pacchetti con porta 25 devono essere veicolati sul mail server e i pacchetti con porta 21 all'FTP server. Ok? Questo è il lavoro che fa il router nel port forwarding. Spendiamo una sola velocissima parola sul port triggering dicendo solamente che per quanto riguarda il port triggering è simile al port forwarding, ok? Solo che non necessita nemmeno di un IP privato del dispositivo da rendere visibile in quanto viene fatto automaticamente, ma noi non andremo a vedere questo tipo di cosa. Andremo invece a vedere il port address translation, che è il caso di gran lunga più utilizzato anche nelle nostre case, ok? Qui andiamo a cancellare tutto perché va a tradurre una serie di nel pacchetto in entrata va a tradurre una serie di informazioni che adesso andiamo a vedere, ok? Il PAT sostanzialmente, il Port Address Translation, il PAT fa il lavoro di veicolare attraverso l'uso delle porte, di particolari numeri di porte, che adesso andremo a vedere, per veicolare i pacchetti direttamente alla destinazione finale e anche all'applicazione di tipo finale. Ok? Facciamo lo scenario. Il router. Ok, noi adesso facciamo uno scenario semplice. Questo è il mio host, avente indirizzo IP 192.168.178.1, ad esempio. Il mio default gateway avrà indirizzo IP di questo tipo. Abbiamo già detto un miliardo di volte, ma noi facciamo sempre i nostri disegnini in maniera da capirci bene. Indirizzo IP di tipo pubblico, ok? Il web e ad esempio da qualche parte c'è un web server al quale noi vogliamo rivolgerci avente indirizzo che quindi sarà supporta 80, ok? Che avrà indirizzo IP 7.4.3.1, ok? Ok? Che cosa succede? Che cosa succede? Che se io voglio inviare un pacchetto
dato a questo indirizzo IP, io avrò bisogno di spedire quello che viene chiamato una quintupla. La quintupla è sostanzialmente il socket completo del dato in partenza dal mio host. Come funziona? Facciamo un esempio. La quintupla è composta in questo modo. Abbiamo il protocollo usato, ok? Abbiamo il protocollo usato che sarà il TCP. Transfer Control Protocol, andremo a vedere meglio queste cose anche in futuro. Abbiamo l'IP mittente, ok? Che chi sarà? Sarà 192.168.178.1, cioè siamo noi, ok? Abbiamo la porta del mittente, porta mittente, ok? Che sarà ad esempio una porta di tipo 8800, sarà definita dal NAT del nostro router, cioè dal PAT del nostro router. Ok, sostanzialmente qui si sta dicendo che sulla porta 8008 abbiamo questo indirizzo IP. Se avessimo altri 10 computer, il PAT direbbe che con una porta diversa si è collegati ad un IP di tipo diverso internamente alla rete. L'IP del destinatario, che sarà questo, ovviamente, 7.4.3.1. Ok, è la porta del destinatario, ok, che sarà la porta 80. Va bene? Questo è il socket completo. Questo è socket completo, viene chiamato anche quintupla. Ok? Viene chiamato anche quintupla. Che cosa succede? Quando il router riceve questo pacchetto, ok, deve scambiare qualcosa per poter arrivare qui. Se siamo stati attenti nella lezione, abbiamo capito che questo indirizzo IP all'interno di questa rete può andare, ma all'interno di questa rete non può andare perché è un indirizzo IP di tipo privato. Per cui il PAT che cosa fa? All'interno del mio router, il PAT che cosa fa? Dice: ok, il protocollo è sempre il TCP. L'IP mittente non sarà più 192.168.178.1, ma sarà 1.2.3.4. La porta rimarrà sempre l'8800, l'IP destinatario sarà 7.4.3.1, non cambia, e la porta di destinazione sarà sempre 80 perché noi andiamo alla ricerca, come abbiamo visto nel caso di prima, andiamo alla ricerca del web server che è posto su porta 80. Quindi il pacchetto, questo pacchetto qui, una volta che lascia il mio router, avrà questa quintupla. All'interno invece di questa rete avrà questa quintupla. Ok, questo è il lavoro del NAT. In ricezione, questo è invio. In ricezione, e tiriamo una riga per non confonderci, ok? Tiriamo una riga per non confonderci. In ricezione, se noi dobbiamo ricevere un dato, che cosa succede? Che chi ce lo spedisce deve completare il proprio socket. Quindi dirà: il protocollo è sempre il TCP, ok? L'indirizzo IP del mittente chi è? Se io lo sto ricevendo da questo web server, in questo caso, il mittente è proprio questo, quindi 7.4.3.1, ok? La porta del mittente sarà la porta 80. L'IP di destinazione chi potrà essere? Non può essere altro che questo IP di destinazione, perché questo non esiste, diciamo, nello spazio pubblico, quindi l'IP di destinazione sarà 1.2.3.4. Ok? Su porta, quale porta? La 8008. Questo lo si sa, chi ci sta spedendo questi dati è venuto a conoscenza di questa porta perché precedentemente aveva avuto una richiesta e quindi ha conosciuto i valori della porta.
teniamo sempre presente che un server offre un servizio quando qualcuno prima lo richiede, non così, ok? In broadcast il server offre un servizio dopo che qualcuno lo ha richiesto, ok? Per cui che cosa succede? Che il mio router, il NAT del mio router e più in particolare il port address translation dice: mi è arrivato questo pacchetto, questa quintupla, ok? Io devo capire a chi diavolo devo mandare questo pacchetto e quindi dirà: il protocollo è sempre il transfer control protocol, l'IP mittente è sempre il 7.4.3.1, la porta del mittente sarà sempre la porta 80, la destinazione non è più questa, la destinazione deve essere quella riferita a questa porta, per cui se la porta è la 8800, l'indirizzo IP che corrisponde a questa porta è il 192.168.178.1. Sostanzialmente durante l'invio, il PAT scambia il mittente, durante la ricezione il PAT scambia il destinatario, ok? Quindi noi stiamo dicendo che il router qui, il nostro NAT, cioè il port address translation del mio router, si crea una tabella tale per cui lui sa che ad esempio il 192.168.178.1 è collegato su porta 8800 in questo caso. Ci fosse un altro host qui, con indirizzo IP 192.168.178.2, il router potrebbe dire che la porta, quindi 192.168.178.2, il router gli assegna ad esempio la porta 8801 e quindi qui andrà a mettere la porta 8801 che rimarrà, diciamo, sempre uguale sia in spedizione che in ricezione. Ecco ragazzi, questo è il port address translation che viene utilizzato dai nostri router, ok? Quindi le cose funzionano così ed è quello che viene usato in maniera senza che noi ovviamente ce ne accorgiamo. Una cosa da dire, la voglio dire, se abbiamo capito bene, questo host all'interno della rete, quando deve spedire un pacchetto, non ha minimamente idea che qui c'è uno scambio di indirizzo IP. Ragazzi, spero di essere stato chiaro e di non aver commesso qualche piccola imprecisione e ci sentiamo alla prossima. Portate pazienza perché non riesco a fare molti video in questo periodo, ho qualche problemino però spero che comunque siano utili comunque. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.